Viaggio libero dei pensieri al massimo del comfort. LB Rent, autonoleggio breve, medio e lungo termine, a tua disposizione per rispondere ad ogni tua esigenza. Ampio parco veicoli per ogni tipologia di richiesta, dalla utilitaria alla supercar, da veicoli commerciali e veicoli 9 posti. LB Rent è anche noleggio auto da cerimonia per rendere il tuo giorno ancora più speciale. Da LB Rent troverai sempre veicoli di nuova costruzione rispondenti a tutte le normative vigenti in materia. Per guidare senza pensieri, scegli LB Rent, contrada Toppolo 58, Grotta Minarda, Avellino. Contatti direzione 345-2966-189. Contatti commerciali 333-1512-230. Segui LB Rent anche su Facebook e Instagram. A Melito Irpino, una realtà consolidata, Matullo Trattoria Pizzeria, cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menù per intolleranze alimentari su richiesta, un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria è in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per info e prenotazioni 0825 472019 oppure 368 6075 32. Chiusura il martedì. Listen, CRT Radio. Il programma è offerto da... Il tuo sogno nel cassetto è un tuffo nell'America degli anni 50, quando nasceva il rock and roll. Se il tuo viaggio ha come destinazione una meta a stelle e strisce, per sentirti come in Happy Days, lascia tutto e vieni al Serendipity American Diner, dove potrai gustare sandwich, panini classici americani, hot dog, piatti unici, specialità frittura e anche menù gluten free. Musica, ambienti e cibo ti porteranno in America in un attimo. Serendipity American Diner lo trovi a Montefusco, alla via Passo Serra, zona PIP. Per info e prenotazioni chiama il 349 0815 594, ma seguici anche su Facebook e Instagram. C'era una volta, e c'è anche ora, un paesaggio immerso nel verde, tra gli Irpini ed il Sannio. È proprio lì che puoi trovare l'artistico relax B&B. La magia degli ambienti e la presenza dell'arte ti faranno vivere come in un sogno. All'artistico relax le tue giornate cominciano con una ghiotta colazione, cortesia e professionalità. Ci trovi a Castel del Lago, a soli 500 metri dall'uscita Benevento dell'autostrada 16. Per info chiama il 328-87-59718 o visita il sito www.artisticorelax.com, ma ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Artistico Relax B&B, perché riposare è un'arte. Siete pronti? Su CRT Radio sta per iniziare un programma con un alto contenuto di musica, divertimento e pazzia. Top Music Web. Gruppi musicali live, classifiche, news dal mondo della musica. In studio, Francesco Ricca. Allacciate le cinture, si vola!
Ma buonasera amici, bentrovati qui su CRT Radio, Top Music Web, oggi 26 febbraio 2020, ore 22.06, siamo sempre un po' in ritardino, ma va bene, grazie a Simona che ci ha lasciato da qui la linea. Bentrovati appunto a Top Music Web, questa ennesima puntata che ospiterà un gruppo... Aspettate un attimo, forse è mio? Esatto, scusate, è il mio telefono, avete ragione. Perdon, mia colpa. Allora, mi guardate anche sulla pagina Facebook di Radio CRT. Buonasera ragazzi, appunto, pagina Facebook di Radio CRT. C staccato, R staccato, T staccato. Mi raccomando, la pagina, mi raccomando. Ci state ascoltando invece sulla piattaforma Spreaker. Do il buonasera anche a Davide Iannuzzo, alla regia, che ci supporterà questa sera con i suoi botton. Saluto un po' di amici che ci stanno già guardando, tipo Davide d'Isola. Enzo, Davide d'Isola ci sta guardando. A te non è venuto, vabbè, ce lo cazzieremo la prossima volta. La Daniela, Daniela ci sta guardando perché prima ha guardato il figlio poco fa, va bene. Ciao Daniela, un bacione. Saluto anche gli amici che mi stanno guardando sul mio video party. Allora, banda alle ciance, io volevo subito presentare gli ospiti, altro gruppo musicale irpino. Questo gruppo piacerà al nostro amico ex speaker Arturo Capone, spero che ci sta seguendo, che lo salutiamo. Ciao Arturo. Allora, do il buonasera a Raffaella. Buonasera. E do il buonasera a Nicola. Buonasera a tutti. Due... che non è tutto il gruppo, purtroppo diciamo no, siamo diciamo la no. Però, siamo la metà. Che fanno parte del gruppo Yanara. Esatto, giusto? La Yanara. La Yanara, vabbè, io ero indeciso se la Yanara o Yanara, perché vedo sempre, diciamo, solo Yanara. Ok, buonasera ragazzi, grazie di essere venuti qui nella nostra radio. Grazie. Tutto bene? Tutto bene, Raffaella? Sì. Allora, io vorrei iniziare dalla curiosità, perché tante volte lo abbiamo detto, dal nome. Perché la Yanara? Allora, la nostra intenzione era quella di riavvicinarci alla realtà locale. Siamo stufi dell'inglese, del metal cantato in inglese, siamo irpini, quindi viva le Yanara. Soprattutto la nostra intenzione era quella di riallacciarsi appunto al folklore locale, appunto ricchissimo di mitologia, di leggende, rievocate e cantate attraverso la nostra musica, la quale appunto si concentra come tematiche proprio sulle leggende ancestrali di questa terra ricchissima che secondo noi deve essere riscoperta. La Yanara, ricordiamo che cos'è, giusto per chi non lo conosce. Senz'altro. Allora, le Yanara praticamente sono delle figure mitologiche già presenti, pare, appunto nel mondo romano, tant'è vero che la parola Yanara dal punto di vista etimologico può essere collegata o con la Dianara, che era la sacerdotessa della dea Diana, appunto, che era la dea della caccia e della verginità, dunque delle adepte, delle sacerdotesse seguaci della dea, oppure dal punto di vista più metafisico, Yanua significa porta, quindi la porta che collega il mondo ultraterreno con il trascendente. Oh, mi piace questa spiegazione. Tu, Nicola, hai detto subito, vabbè, parli tu perché io. Questa parte qua è più della professoressa. Allora, prima di darti la parola e quindi spiegarci un po' il genere musicale della Yanara, volevo salutare il tuo compaesano Domenico Cappuccio, che ci sta guardando. Ciao Domenico. La ciao. Cinzia, Fiore Pacillo, Giuseppe Gasparriello e altre persone. Allora, il genere musicale che la Yanara anzi, prima di dire questo, Nicola, ricordiamo, abbiamo detto che voi non siete tutto il gruppo. Vogliamo esatto, subito ricordare gli altri componenti. Voglio subito salutare l'altra metà del gruppo che ci starà, spero che ci starà guardando. Sì, se no, no, non sono venuti per degli impegni lavorativi. Perciò. Vabbè, si dice sempre così. Si dice sempre così. Salutiamo Ricca che faceva Francesco Ricca, che era troppo cattivo. Salutiamo Rocco,
il nostro bassista, e Antonio, il nostro batterista, che forse abbiamo scoperto, forse ci ha raccomandato, è stato lui il legame di tutto. Sì, esatto, ciao, esatto, Rocco, ciao Antonio, ciao. Di Grotta Minarda pure loro, e sono fondamentali in questa avventura, sono insostituibili assolutamente. C'è un telefono, secondo me è il mio. È il mio? È il tuo? Secondo me è il mio. E la domanda invece vera qual era? È il vostro genere musicale. Ah, il nostro genere. Noi allora praticamente suoniamo heavy metal, hard rock, però cantato in italiano, ecco. Quindi in realtà abbiamo dei pezzi acustici, quindi chitarra e voce con un arrangiamento molto scarno. E abbiamo dei pezzi più pesanti, heavy metal, o pezzi rock un pochino più, sempre ombrosi, sempre un po' scuri, con temi che vanno un po' dalle Janar, le leggende tipiche della nostra terra, oppure sai, siamo molto influenzati anche dai film dell'orrore. Forse il mio no, aspetta, risolviamo subito, perché il mio ce l'ho lontanissimo stasera. Vediamo. Non ci dimentichiamo, vabbè, però della ricca tradizione italiana, specie del prog di Andrea. Sicuramente nei momenti più acustici siamo devoti a quelle che sono le nostre influenze principali di musica italiana, perché principalmente ascoltiamo musica, cioè io ascolto musica italiana, Fabrizio De André, Lucio Battisti, Nu Trolls, insomma, tutto ciò che viene dagli anni 70 poi in qualche modo ci ha influenzato nella composizione, nelle atmosfere. Allora, vogliamo andare subito in musica, così certo, capiamo un po', diciamo, di che cosa, okay, di che pasta siete lancio fatti, io, diciamo. Lancio io? Assolutamente, le canzoni le lancia allora, il gruppo. Quindi, allora, vai. Breve riassunto, praticamente noi nel 2015 abbiamo realizzato una demo autoprodotta, nel 2017 un EP, che per chi non lo sapesse è un mini album praticamente della durata di circa mezz'ora con degli intermezzi acustici, uscito nel 2017. L'anno scorso, nel 2019, la Black Widow Records, che è un'etichetta genovese, ha pubblicato, che noi salutiamo tutti. Ne posso approfittare, salutiamo Massimo salutiamo Pino, Laura, Pino tutti. E tutti i genovesi. Genova nel cuore. Ci abbiamo lasciato lì il cuore. Perché praticamente si trova a Genova in Via del Campo, e l'anno scorso è uscito questo album che si chiama Tenebra, che è il nostro primo lavoro, che si apre con una canzone chiamata Malevento. E noi l'ascoltiamo qui a Top Music Web su CRT. E voi avete discreto, no? E chi è donna e gli amore? Scivola